Che cazzo? Ehi, hey Vito, sveglia, sveglia! Cristo! Matte, smettela di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo! Vito, vieni giù! Oh, Cristo. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone di Woodpecker. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada, guida. Dove andiamo? Riverside. Va bene, per Riverside sì. Che serata, eh? Già, lo dico forte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo. Non ti sei divertito al bordello? Sì, certo. E grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio. Promesso. Spero proprio. Che succede? È semplice. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette. Poi riportiamo il camion ed e prendiamo la nostra parte. Un gioco da ragazzi. Un attimo. Mi pare di essere finito in galera. Un gioco da ragazzi. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di Reds. Passami una stecca di Reds, Vito. Sì, proprio quelli. Ecco. Ehi, che fortuna! Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Va bene, passa qua. Ecco qui. Che cazzo! Ehi, sergente, come va? Una stecca di blues, come al solito. Ah, credo che prenderò le whites stavolta. È
Hai sentito, Vito? Andiamo, una stecca di White. Sì. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Milton. Alla grande oggi. Stiamo facendo per dei soldi. Ragazzino, Marti, lavora per Eddie? Gli piacerebbe, ma non ha neanche 18 anni. Sbrigate lavorette per me, mi fa da autista, da tutto consegna, cosa così. Ma se credi una specie di gangster, credo che guardi un po' troppo i film. Se il suo modello sei tu, hai in un mare di guai. Ah, sì? Fronzo. Eppure mi ricorda te alla sua età. Appunto, da quando ti conosco ho passato 2 anni in Europa a scrivere proiettili e sei in galera. Un mare di guai. Che c'è? Qualcuno ti ha cagato nel caffè stamattina? Ti sei dimenticato dei bei vecchi tempi? Magari un giorno me li ricordi tu. Visto che ti avevo detto, liscio come l'olio oggi. Ok, ti sei quasi fatto perdonare, quasi. Dai, come potrebbe andare meglio? Hai l'aria fresca, buona compagnia e stai facendo una vagonata di soldi. Non male per uno che è appena uscito di galera. D'accordo, ok, ascolta. Se le prossime ore filano lisce come queste, possiamo fare. Ecco il Vito che conosco. Bene, arriveremo in un secondo. Dammi una stecca di blues. Va bene, passa qua. Ecco qui. Ciao, è un pacchetto di Reds. Una stecca di Reds, Vito. Va bene, passa qua. Thank you.
Ecco qui, signore, a presto. Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Vendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo un affare. Tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti interi. Senti, amico, se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio e dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibile trappola. A te ne ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da due soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo. Ok, ragazzi. È ora di una svendita col boss. Aspetta. Gio! Cazzo! Che mi dici ora, ciccione? E te devo dire? Ecco. Avanti, sali su quella macchina e andiamo. Va bene, becchiamo uno di questi coglioni e diamogli una lezione. Accelera, Vito, si sta allontanando. Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così non va. Dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamo. Hurry back, hurry home to my heart, my lips and my heart. Serve qualcosa? Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando, ecco, questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un bracco di checche? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno, ma... Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato due testoni per quel furgone e le rimoglio. Per vostra fortuna, cazzoni, c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Risolveremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Va bene, Crazy Horse, so dov'è. Steve porterà dei ragazzi. Gli faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. A niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, Eddie, non preoccuparti. Ci penso io. Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti al Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano. Quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e due. Merda. Credi davvero che tireremo su due testoni da quelle là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente, Steve. Certo non lo fa perché ha il cuore tenero, lo sai. Andiamo. That's right. Weighing in at around 80 pounds, the prototype autophone device may one day enable...
Eddie era proprio incazzato. Ci credo. Sono incazzato anch'io. Intendo farci almeno $2,000 con quelle teste da cazzo, anche se non rinuncio a tesimo. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è il mio giro di vinci. E io che cazzo ne so? In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Anche se lavori per Eddie, facciamo tutti quello che si può per campare. Steve. Ehi. Ehi, ragazzi. Mart, che ci fai qui? Ehi, Joe. Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. L'hanno rapinato e gli hanno rotto 3 denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto l'altro zitto. Giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo... Forza, ragazzi! Ehi, avanti! Adesso o ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni! Che cazzo era? Cazzo, che bello! Così. Lasciamogli un piccolo regalo. Vito, Marty, ho delle Molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tirategliele dentro. Ehi, è un piacere, Steve. Così imparano. Già. Va bene. Ora andiamo alla fonderia. Dentro, ragazzi. Ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. We'll be right back.
Ehi, come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo... bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati! Facciamoli fuori! Merda, spara da quello stronzo! Non dirla mia. Un'altra di questi ed è morto! Volete me? Qualcosa per te, bastardo! Prendiamoli! Copri il coglione! Stronzo! Vuoi lasciarne qualcuno anche a me? Ormai è nostro. Sei morto! Andiamo! Non me ne andrò così! Ma che mi c'è ad ammazzarlo! Ehi, ho bisogno di aiuto! Ormai è nostro! Laggiù! Mangia piombo, stronzo! Mi ha sparato! Oh, cazzo! Cos'è? Hai paura? Vieni fuori! Oh, merda! Perché? Ehi, stai bene? No, mi ha sfiorato. Prendilo alle spalle! Dai, non dai, fai il culo! Non ammazzatelo! Ti copro io, muovi! Il prossimo colpo è solo per te! Chiamalo stronzo! Hai paura, stronzo? Posso andare avanti per tutto il giorno! Thank you.
all'inferno, stronzo! Coprimi, coglione! Coprimi, coglione! Volete me? Rispondimi! Perché? Vedi di non morire finché non è tutto finito. Ma non riesco a mirare. Vaffanculo. Vi faccio vedere io, stronzo. Vai, ci sono io. Ehi, Joe, non dirlo a me. Ehi, laggiù! È in trappola, prendilo alle spalle! Sono proprio bravo. Sei morto, coglione. Coprimi. Sentite, abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno, mai più. Beh, e ora, Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Merda, come li tiriamo su due testoni per Eddie? Lo sai quanto vale una questa? Minchia, Vito, sei un genio. Questi piccoli giochi le costano, no? Scommetto che Derek ci dà almeno 1000 vertoni per quella. Ah, va bene, merda. Porterò questa belletta da Derek. Ci vediamo dopo al palco. Perfetto, ci vediamo al bar.
Non faccio! Yeah.
Allora? Ecco. Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogati de merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Eddie. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure tutto? Sai, dovrei fare una cosa. No, è tutto per oggi. Se mi serve altro, vi chiamo. Called the videotape recorder machine. It's a device whereby images are captured in a sequence, much like motion picture film, but using magnetic tape instead. Some experts believe that the videotape recording machine will have no significant use in the years to come. One small Japanese company has reportedly shown great interest. For Empire Bay's news leader, ECLA, I'm Gary Stevens. Closest to the bone, sweeter is the meat. Last slice of Virginia ham is the best that you can eat. Don't talk about my baby, she's slender but she's sweet. Closest to the bone, and sweeter is the meat. Now she'd make a good thermometer. She drank a glass of wine. She's built just like a garter snake. She climbs up like a vine. My friends tell me I'm a fool to love a gal like that. Here's the reason I like them slim instead of big and fat. Cause closest to the bone, sweeter is the meat. The last slice of Virginia ham is the best that you can eat. I don't talk about my baby, she's slender but she's sweet. Closest to the bone, and sweeter in the meat. Yeah, let's go! My fans, the kids of America, taking one on the chin.